spazia in più ambiti il piano sicurezza predisposto dalla Prefettura di Salerno per garantire sicurezza sull'intero territorio ed in modo particolare nelle località costiere alle prese con il fine settimana ed il Ferragosto. Il rispetto delle ordinanze e delle misure anti-Covid prima di tutto, ma anche la sicurezza stradale, la lotta all'abusivismo, i controlli in mare, terra e anche con l'ausilio di mezzi aerei. In queste ore il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha coordinato attraverso straordinari comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico tutti gli interventi e predisposto la presenza delle forze dell'ordine che sarà fisica e visiva anche attraverso i gazebo di Piazze Sicure, il progetto ideato dalla Prefettura di Salerno che distribuirà mascherine gratuite nelle principali località turistiche della provincia di Salerno, ma che darà anche un segnale di un presidio di sicurezza alla vista di residenti e visitatori. Non mancheranno, ha assicurato il prefetto, controlli di ogni genere. Sicuramente è un piano che parte prima di tutto da uno stretto controllo di quelle che sono il traffico stradale, quindi con un'attività pregnante da parte delle forze di polizia. Ci sono i piani dei compartimenti della polizia stradale, noi abbiamo rafforzato con dei controlli specifici soprattutto lungo i flussi maggiori, quelli che vanno verso il Cilento o anche verso la costiera. Quindi c'è, come lei sa, c'è sempre molta attenzione nell'ambito della nostra provincia, considerata anche la difficoltà della viabilità che noi abbiamo sul nostro territorio. Poi chiaramente ci sarà una presenza molto articolata delle forze di polizia, non solo evidentemente nel comune capoluogo, per far fronte a quello che quest'anno è un aggravamento della situazione determinato anche dal rispetto delle misure anti-Covid, per cui c'è un'attenzione ancora maggiore da parte di tutti, con una grandissima collaborazione anche da parte delle polizie locali, che è uno dei risultati maggiori che abbiamo raggiunto in questi mesi. Ma chiaramente tutto questo si sviluppa anche nel resto della provincia. Già ci sono stati molti servizi specifici, soprattutto nei fine settimana, per quanto riguarda i comuni maggiormente caratterizzati dalla movida, i comuni più importanti della corona attorno a Salerno. Evidentemente in queste settimane estive, attorno al Ferragosto, un po' prima, anche un po' dopo, le attività principali saranno concentrate, senza dimenticare evidentemente gli altri, nei comuni dove c'è un maggiore afflusso turistico. Tanto è positivo anche il bilancio di Spiagge Sicure, stiamo registrando tanti interventi che vanno proprio a garantire la regolarità del rispetto di tutte le regole sulle spiagge dei principali centri balneari e costieri della provincia. Sì, lei sa che noi abbiamo dedicato delle attività specifiche a questo, degli incontri specifici. Sì, quest'anno c'è bisogno assolutamente di avere un'attenzione in più, questo lo diciamo sempre, lo ripetiamo ai cittadini, ma è necessario ripeterlo ogni volta. Insomma, l'autosalvaguardia, che significa anche salvaguardia degli altri, insomma, quindi è sempre l'aspetto principale. Comunque noi ci siamo con attenzione, con rigore laddove è necessario, con attività preventive come le iniziative che abbiamo preannunciato qualche giorno fa relativamente appunto alle piazze sicure, ai gazebo in piazza praticamente, che determinano chiaramente un'attività preventiva ancora più pregnante.